Oggi parliamo di timing, questa strana parola americana che non vuol dire solo tempo. Nel linguaggio dei chitarristi, chi ha un buon timing è considerato un grande chitarrista. Partiamo dal concetto di ritmo. Detto terra terra, ritmo è dove colloco le mie scale, arpeggi, accordi, frasi, all'interno delle progressioni delle cellule armoniche, insomma in sostanza all'interno di un brano dove io parlo, uso il mio linguaggio, dove voglio collocare tutto quello che mi interessa far arrivare a chi ascolta. Perché è importante il ritmo? Perché prima di buttarsi a pesce e imparare migliaia di scale, arpeggi, eccetera, o accordi, è fondamentale sapere dove collocarli, in che maniera soprattutto. E esistono delle impostazioni ritmiche, in particolare ce n'è una per quanto riguarda la cosiddetta musica moderna, cioè tutto quello che deriva dalla musica afroamericana, cioè tutti noi siamo figli o pronipoti del blues. Il blues è un vocabolario di base a cui il jazz poi ha aggiunto un altro bel pezzo di vocabolario. Il rock è sempre figlio del blues, ma ha utilizzato meno del vocabolario del blues, ma ha lavorato molto di più sul suono, sulla confezione, diciamo. Però tutti questi generi, compresi gli altri derivati, hanno in comune una cosa, cioè la mentalità e impostazione ritmica che deve essere corretta per poter poi influenzare anche la melodia. Questa è un po', tra virgolette, la stranezza della musica moderna. A differenza della musica classica, dove noi abbiamo melodia, che è il capo, poi abbiamo armonia e ritmo, noi nella musica moderna paradossalmente abbiamo ritmo, ritmo e ritmo. Ovviamente poi dobbiamo imparare la grammatica, la sintassi del periodo, come nelle lingue, cioè, come dicevamo prima, le scale, gli arpeggi, gli accordi, le progressioni, le cellule armoniche, eccetera, eccetera, quindi per poi collocare il nostro fraseggio improvvisativo oppure le nostre melodie scritte, dipende. Quindi è fondamentale avere un punto di riferimento ritmico ben preciso, che varia da quello, è molto diverso da quello classico di una volta. In quello classico, per esempio, si impara che i punti di riferimento, cioè gli accenti su cui bisogna fare affidamento, sono il primo e il terzo, i cosiddetti accenti forte e mezzo forte. One, two, three, four, one, two, three. Invece, noi che suoniamo musica di derivazione afroamericana, dobbiamo seguire il 2 e il 4, i famosi 2 e 4. Quindi, one, two, three, four, one, two, three, four. E non farci confondere le idee, come facciamo spesso noi italiani in concerti, da non avere addirittura punti di riferimento. One, two, three, four, one, two, three. Questo non ha nessun senso, nessun significato in musica. Io adesso, per, a mo' di piccolo esercizio per spiegare meglio, farò tutti e tre gli accenti. Cominciamo da quello inesistente in qua. One, two, un po' così si sente anche il piede. One, two, three, four. One, two, three. Adesso quello diciamo classico sull'uno. One, two, three, four. One, two, three, four. Adesso quello afroamericano, cioè quello che serve a noi. One, two, three, four. One, two, three. Sentite la differenza. Ora torna quello in uno. One, two, three, four. One, two, three, four. Sentite come quasi si blocca e torna tutto indietro. Non, come dicono in americano, don't roll, cioè non rotola, non crea quel groove, cioè quella parola che usiamo anche noi italiani certe volte senza sapere cosa significa, il tiro lo chiamiamo certe volte, cioè quella situazione ritmica ipnotica che funziona e da cui non vogliamo più uscire. Perché funziona? Perché tutti e quattro, cinque, tre nella band abbiamo quell'unica intenzione, tutti insieme, di stare sul 2 e 4, cioè di suonare ovunque, ma di sapere sempre dove siamo rispetto a quei due accenti. E quindi tutti e quattro marciamo insieme. E questa unità crea quello che noi chiamiamo il groove in una band, o il tiro, come diciamo noi italiani, o altre parole di questo tipo. A livello pratico vi consiglio, come ho fatto io, di usare il piede, almeno per i primi tempi, visto che noi qui in Italia non siamo nati a Memphis o New Orleans, quindi ci dobbiamo arrangiare un po' a assimilare queste cose che per gli americani sono istintive.
Quindi usare il piede sul 2 e 4 mentre suoniamo. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Inoltre ascoltare il più possibile, partendo dal rock, che è il più facile, perché? Perché guarda caso il rullante, quel tamburo che segna l'accento principale nelle composizioni rock, è proprio sul 2 e 4. 1, 2, 3, 4. Il rullante è quel tamburo del kit della batteria che sta al centro, no? Su cui si dà la classica botta per segnare il ritmo. Quindi, in sostanza, cosa possiamo concludere dopo questo primo semplice concetto? Che nella musica classica noi abbiamo la melodia che domina la situazione, mentre nella musica moderna c'è il ritmo che addirittura influenza la melodia, perché a seconda di dove voi spostate la frase sugli accenti, ottenete una melodia diversa. Infatti, per cominciare a costruire il cosiddetto timing di cui abbiamo parlato all'inizio, il consiglio che vi do è quello di sperimentare le vostre frasi partendo non sempre dall'uno, come fanno tutti, con la fretta subito di fare la frase, ma di partire dal secondo quarto della battuta, tenendo presente come punto di riferimento una battuta di quattro quarti, poi potete farlo con qualsiasi altro tipo di misura. Quindi partendo sul secondo, sul terzo, poi sul quarto per sperimentare. E in un secondo momento partite anche in levare. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Questo perché? Primo, perché partiamo in un punto dove generalmente la base ritmica, quella che normalmente è composta da basso, cassa della batteria rullante, non suona. Quindi è un punto, diciamo, imprevedibile. E poi perché? Voi vi aggiungete, non, senza avere fretta di iniziare, come dicevo prima, a suonare sul primo quarto, vi aggiungete, aggiungete i vostri colori all'accordo che già la band ha proposto da poco, e quindi siete in grado di colorare quello che succede, che è già successo, in maniera diversa. E inoltre, lavorando sul levare, voi avete anche occasione di cominciare a considerare i silenzi, gli spazi, le cosiddette pause, che spesso sono molto più importanti di quello che si suona, perché creano un respiro. Innanzitutto la pausa e il silenzio fa metabolizzare quello che voi avete fatto, fa digerire, diciamo, la vostra frase a chi vi ascolta. E nel frattempo voi avete tempo per pensare alla prossima. E questo crea il ritmo, e togliendo ogni tanto, vi renderete conto che certe note in più sono superflue, a forza di togliere e avere dei punti di riferimento precisi insieme a tutti gli altri musicisti, vi troverete un po' alla volta a costruire delle frasi solo dove vi sentite a vostro agio, e non a suonare, essere logorroici, diciamo, e a riempire tutti gli spazi possibili e immaginabili. Togliere e avere punti di riferimento significa poi, dopo tanti anni di sperimentazione, cominciare a costruire un proprio timing e quindi, in sostanza, il proprio stile musicale. Grazie a tutti.